Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come ogni venerdì, andremo a dare i fantaconsigli in pillole. Quindi, rispetto al video di mercoledì, consigli veramente brevi, solamente nomi con pochissime motivazioni. Vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale. È una cosa semplice, gratuita e molto importante per me. Mercoledì sono usciti i fantaconsigli in formato lungo, ve li metto qui sopra, mentre ieri sono uscite le due top 11. Andate a darci un'occhiata, lasciate un like e un commentino se vi va. Cominciamo subito. Vi ricordo che oggi ci saranno le live, sicuramente una su YouTube e una sulla piattaforma Viola. Se riesco ne vorrei portare 4, 2 qui e 2 lì, però dipende anche dal tempo che ho a disposizione. Allora, si comincia oggi, questa sera, con Juventus-Empoli, una partita che vede nettamente favorita la Juve. La cosa strana è che in questa partita si mormora di una possibile nuova panchina di Milik. Io onestamente, ragazzi, su questo sono senza parole se davvero Milik stasera non parta titolare. Comunque, chi andiamo a schierare della Juve? Sicuramente Szczęsny in porta. Dei difensori, bene Bonucci nella difesa 3 mi piace e magari può portarci un bonus, e anche Danilo sta facendo bene in termini di voti, qualche assist e ci va sempre vicinissimo al gol. Nel centrocampo mi è piaciuto molto Kostic nel derby, anche se è andato 6, secondo me meritava molto di più, io lo schiererei. E l'altro interessante settimana è Locatelli. Davanti metterei Vlahovic assolutamente, ma anche Milik, sperando che parta titolare. Veramente io su questo, ragazzi, veramente non riesco a darmi spiegazioni. Lato Empoli è difficile dare dei consigli sull'Empoli. Il giocatore che metterei dietro magari è Parisi. Centrocampo, se avete voglia di rischiare qualcosa, se parte Baldanzi dal primo lo metterei. È davanti, destro in forma, però ovviamente gioca contro la Juventus, quindi non è una partita semplice. Passiamo a Salernitana Spezia, lasciamo i like però, mi raccomando. Allora, Sepe in porta secondo me è schierabile, è un portiere che secondo me non prenderà tantissimi gol, quindi Sepe lo metterei. In difesa consiglio Mazzocchi perché è molto offensivo e quindi ce lo metto. Nel centrocampo assolutamente da mettere, lo tocca Andreva, sia per qualche gol o qualche assist. Come scommessa veramente mi piace Villena, magari può tornare al bonus. Davanti sono entrambi schierabili, sia Piontek che Dia. In qualche fantacalcio io li ho entrambi, e se ne devo scegliere solo uno però scelgo Dia. Passiamo invece allo Spezia. Allora, non è una partita semplice secondo me per lo Spezia. Dei difensori sicuramente metterei Holm, e potreste rischiarvi Kivior che potrebbe giocare a centrocampo, essendo fuori ruolo, quindi potrebbe far bene, anche se io lo preferisco in difesa perché so che il 6 e mezzo magari me lo porta. Del centrocampo non mi piace nessuno. Jasi è un rischio che, se volete correre, sapete che o vi porto un 5 e mezzo, o se porta il gol allora magari si arriva a 10, altrimenti rischiate un'insufficienza. Nzola è schierabile però non è assolutamente da mettere, cioè dipende dalle alternative. Passiamo a Milan-Monza e lasciamo i like, mi raccomando. Milan-Monza sicuramente la Russo in porta, anche se è un portiere che a me non piace, si può rischiare questa settimana. In difesa ovviamente chi a Teo lo mette, occhio anche a Kalulu mi piace un sacco. Anche perché anche giocando terzino spinge tanto e può portare un bonus. Centrocampo, qui porta De Ketelaer, Messias, non sono convinto che partiranno loro perché sono reduci da acciacchi. Occhio a Brahim Diaz, quindi non sono sicuro che parta De Ketelaer, preferisco Brahim Diaz.
Del centrocampo anche Tonali potreste pensare di schierarlo perché è uno che si inserisce e il gol lo sa fare. Davanti qui porta Leao Rebic. Io Leao lo metto assolutamente, ma comunque anche se avete Rebic potete metterlo, ma anche Giroud e Origi sono schierabili perché secondo me Origi, anche non partisse dal primo, i suoi magari 30-35 minuti Origi li farà. Lato Monza, qui non è facile andare a schierare qualcuno. Carlos Augusto potreste rischiarlo se volete cercare di prendere un bonus. Del centrocampo più Pessina e Sensi rispetto agli altri. Sensi magari è uno che vi dà una certezza magari di buon voto ed è anche, può essere anche inteso come un piccolo derby visto che lui è stato all'Inter. Pessina però è quello più offensivo perché ha più licenze di spingere rispetto a tutti gli altri. Davanti attaccanti non ne metterei nessuno. Passiamo a Fiorentina-Inter, sicuramente una delle partite più interessanti insieme a Roma-Napoli. Allora, della Fiorentina non è facile andare a schierare chissà quanti giocatori. Schierabili sono, secondo me, Biraghi come terzino, anche perché ex Inter e già qualche golletto l'ha fatto all'Inter. Centrocampo non rischierei nessuno, davanti. Mi piace più Nico Gonzalez rispetto a tutti gli altri. Mentre lato Inter, Onana secondo me è schierabile, io lo metterei, anche direi senza neanche troppe paure. In difesa assolutamente Dumfries, assolutamente Di Marco da schierare. Dei tre dietro, forse quello che mi intriga di più in questa settimana è Skriniar che ci sta andando vicino al gol. Barella e Calhanoglu assolutamente da schierare, da non mettere neanche in ballottaggio, sono da schierare e basta. Davanti mi piace più Martinez di Dzeko, però anche Dzeko è schierabile, cioè se avete dei ballottaggi, ad esempio Dzeko, Nzola, io preferisco Dzeko questa settimana. Udinese-Torino, una partita secondo me difficile da decifrare. A sensazione, ma proprio a sensazione mia, vedo favori del Toro questa settimana. Silvestri in porta però si può schierare, non è il massimo della vita, però secondo me al massimo uno o due gol potrebbe prendere. In difesa metterei Udoge e Bigioli la scommessa perché magari un colpo di testa potrebbe sempre portarlo. Nel centrocampo assolutamente da schierare Pereira. È da schierare Samardžić. Qui non lo porta titolare, però io sono convinto che Samardžić sarà titolare in Udinese-Torino perché anche Sottil si sta rendendo conto che ha un fenomeno in squadra. E davanti De Lufeu e Beto, altamente schierabili entrambi, però De Lufeu mi piace di più perché magari anche quando non porta il bonus, il suo voto non manca mai. Lato Toro, qui mi piacciono. Allora, Milinkovic-Savic in porta non è sconsigliato perché secondo me il Toro può prendere gol, sì, ma non più di uno o due gol. In difesa, Skurs sicuramente da mettere, soprattutto se avete il modificatore, Skurs va messo assolutamente. Poi qui porta Singo, onestamente non so chi partirà a titolare nel Toro sugli esterni, però Singo se lo avete potete rischiarlo, l'importante è che siate ben coperti. Centrocampo assolutamente, assolutamente da schierare Vlasic, anche se non sta segnando, Vlasic assolutamente da mettere e anche Miralciuk. Io vi dirò di più, a sensazione proprio mi aspetto due gol del Toro e quindi due gol del Toro, Vlasic e Miralciuk direi assolutamente da mettere. Pellegri non mi fa impazzire, quindi poi non so in quanti possono avere Pellegri, però andrei su altri attaccanti. Bologna-Lecce, partita importantissima per la lotta per non retrocedere. Quisco Ruspi, in tanti lo metteranno perché dirà beh in casa contro il Lecce, però occhio ragazzi, secondo me il Bologna può prendere anche due gol, quindi è schierabile ma non da mettere assolutamente. Cambiaso in difesa assolutamente da schierare dopo la doppietta di assist, va messo. Gli altri difensori andrei
su altri lidi. Medel è schierabile perché i voti li sta portando, anche se ora ha cambiato posizione in campo, fa il centrocampista nuovamente, e mentre, anche se gli è stato difensore Medel, mentre al centrocampo mi intrigano sia Dominguez che Ebisch. Non sono assolutamente da schierare, però sono delle scommesse che si possono provare, soprattutto Dominguez se gioca trequartista è da mettere. Davanti, quello da schierare assolutamente ovviamente è Arnautovic, perché anche se con Thiago Motta non ha fatto bonus ancora, bonus in termini di gol, un assist l'ha portato, però contro il Lecce dove va messo. E Barrow è una scommessina che si può fare. Lato Lecce, Falcone è un portiere schierabile. Ecco, io Bologna-Lecce la vedo una partita equilibrata. Può vincere il Bologna, ma può vincere anche il Lecce. Quindi Falcone è schierabile, soprattutto se vedo un modificatore. Dietro non c'è qualcuno da schierare assolutamente. Però il nostro Baschirotto può essere sempre un'opzione se abbiamo delle defezioni in difesa. Questa settimana ci sono tanti difensori che mancano. Come direi anche attaccanti, ormai gli infortuni sono all'ordine del giorno. Nel centrocampo assolutamente da schierare Strefezza, gli altri sono scommessine, quella più intrigante è sempre Gonzales. Davanti si sei altamente schierabile, se avete un ballottaggio magari con giocatori di terza quarta fascia, anche loro magari con partite non semplici, si può schierare si sei. Dagli coi like, io provo a fare il più veloce possibile. Qui porta Musso, secondo me giocherà Sportiello. Secondo me gioca Sportiello perché Musso si è recuperato, però un minimo di tempo gli deve essere dato, quindi secondo me giocherà Sportiello. Il portiere non mi fa impazzire in queste partite, perché secondo me Atalanta Lazio potrebbero uscire diversi gol, anche se Atalanta ha cambiato il modo di giocare, gioca molto più difensiva rispetto agli altri anni. Mi raccomando i like ragazzi, i like, oggi non ve li ho chiesti. In difesa Demiral per il modificatore, sì, SOP per i bonus. Centrocampo Kop Meiners da mettere sempre, perché mal che vada il suo 6-6,5 non manca mai. E Pasalic per i bonus assolutamente da schierare. Come avevo già detto settimana scorsa, se Pasalic parte titolare settimana scorsa il sabato, si sapeva che era lui in vantaggio per giocare vicino a Lukman, assolutamente da schierare Pasalic. Davanti sia Lukman che Muriel, buttiamoli dentro ragazzi, perché Atalanta-Lazio potrebbe uscire veramente una partita con tanti bonus. Poi magari esce uno 0-0 spurio. Provvedel in porta, allora è difficile sconsigliare Provvedel, quindi qui dipende dalle alternative. Se avete un portiere magari con una partita, boh, vi butto un Sepe in Salernitana-Verona, magari ci può stare in Salernitana-Spezia, magari mi rischio Sepe. Però è un portiere che non sta prendendo mai gol, quindi si potrebbe anche rischiare. In difesa Lazzari non è assolutamente da mettere, però è consigliato, perché alla fine se questa partita escono bonus, magari Lazzari un cross, un assist lo può sempre portare. Romagnoli sta facendo bene per il modificatore, si può mettere. Centrocampo sono tutti da schierare, sempre quelli della Lazio. Finché la Lazio fa così bene, il Milinkovic lo si mette sempre. Zaccagni sta facendo una straordinaria, si deve mettere. Felipe Anderson, a sorpresa, lo danno lui come possibile rigorista più di Luis Alberto. Ecco, io su questo non sono totalmente convinto. Io sono convinto che se Luis Alberto è in campo, i rigori li calcia Luis Alberto. Poi magari Luis Alberto parte fuori, come ormai è di consuetudine, allora li può calciare Felipe Anderson. Anche se c'è pure quel Zaccagni là che al Verona qualcuno l'ha tirato. E Pedro ragazzi, è una bella scheggia impazzita, da scommessina assolutamente si può fare. Roma-Napoli, Rui Patricio in porta non lo metterei, il Napoli a me fa paura, il portiere non lo metto contro. Smalling dietro per il modificatore assolutamente lo metterei. L'altro interessante potrebbe essere i Bagnets. Mancini, ripeto, contro Kvara io non ce lo metto. E Spinazzola è schierabile, non è per forza da mettere, però magari è schierabile in quanto può portare qualche assist. Centrocampo più Pellegrini di Zaniolo, nonostante Zaniolo quando è entrato ha fatto bene, io se non prima vedo uno Zaniolo che invece di calciare fuori, invece di
Se non la butta dentro, io Zaniolo ora, a meno, cioè in Roma-Napoli non ce lo metto. Poi se dovete mettere un Bennacer, per assurdo, poi magari Bennacer segna, mettere Zaniolo per il potenziale. Però secondo me qui rischia, perché l'ammonizione è facile, e quindi se ho delle alternative migliori, anche ad esempio un Samardzic, un Pereira, metto loro. Ebram davanti, dipende ragazzi. Se avete alternative, finché non si sblocca, potete andare anche sulle alternative, magari una partita più semplice. Meretti in porta, io l'ho bollato perché l'ho messo la mia prima volta questa settimana all'Euroleague, mi ha fatto schifo, io vado su un altro. Però ovviamente si può mettere, che secondo me il Napoli più di uno, due gol a spaccare non li prende. Dietro mi piacciono in tanti, perché Kim sta facendo benissimo, perché Di Lorenzo alla fine è uno che spinge sempre tanto, è un bonus, lo può portare. Ma occhio, io mi concentro su Mario Rui da ex. Centrocampo assolutamente da mettere Kvara e Politano. Zielinski, se si ha, ovviamente si mette, anche se contro la Roma. Assolutamente da mettere Osimhen davanti, perché è un attaccante che anche se la vedrà con Smalling, con questo Napoli gli attaccanti si mettono. Cremonese Samp, ma lasciamo i like ragazzi, che vado velocissimo ora. Carnesecchi in porta si può mettere, secondo me la Samp è veramente poca cosa. L'ho vista anche ieri in Coppa Italia, sono passati per il rotto della cuffia ai rigori, ma non bene. Difesa, occhio invece a Sernigola, perché io ce l'ho, come ho detto, l'ho messo nel Fanta. Settimana scorsa mi ha portato un assist, e ieri doppio gol, doppietta di Sernigola, quindi si possono mettere sia Valeri e anche Sernigola. Centrocampo, interessante quella Skasibar. È un giocatore che hanno portato in Italia come un giocatore forte. Ieri ha fatto bene in Coppa Italia, potreste anche pensare di metterlo, anche se non so chi ha Skasibar al Fantacalcio. Davanti sicuramente da mettere Dessers. Come scommessina si potrebbe pensare Okereke, ma a me ancora non fa impazzire. Lato Sampdoria, vado veramente sui nomi. Augello potrebbe essere un nome, cioè l'unico nome da schierare, ma veramente proprio se raschiamo il fondo del barile. Centrocampo, Djuric e Sabiri, secondo me sono sempre schierabili, anche se Sabiri non si sa se partirà a titolare, perché con Stankovic mi sembra più in confusione di Giampi. Davanti Caputo solo se siete quasi obbligati, perché se non prima avete una Samp migliore, io i giocatori della Samp difficilmente li schiero. Passiamo a Sassuolo Verona con gli ultimi like. Consigli in porta, secondo me si può mettere Erlic per la difesa, metterei anche Kyriakopoulos, perché secondo me potrebbe partire titolare dopo il bel gol fatto a Bergamo. Centrocampo assolutamente da mettere Frattesi da una parte e Torsved dall'altra, sono due centrocampisti molto offensivi, incursori, quindi li metterei. Davanti vi dirò di più Lauriente di Pinamonti. È schierabile anche Pinamonti, visto che gioca contro il Verona, una squadra che qualche golletto lo prende. Però occhio a Lauriente, se parte titolare Lauriente è da mettere. Passiamo al Verona. Monti poi in porta, no, non lo metterei. In difesa potreste rischiarvi Faraoni o De Paoli, perché sono gli esterni offensivi. De Paoli alla fine il suo lo sta facendo. Poi se avete anche Doig, buttatelo dentro, basta che siete ben coperti, mettiamolo. Centrocampo, l'unico che andrei a mettere è Verdi, perché le occasioni se le sta creando, il buon voto lo sta portando, quindi Verdi è uno che sta calciando tanto, lo si mette. Henry è un'opzione, ma dipende da chi avete, cioè se avete anche un Dessers lo preferisco assolutamente a Henry. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando like, iscrizione, e venite in live a commentare, ma solo se siete iscritti, perché se no non potete scrivere. A commentare, a chiedermi consigli, sarò in live pomeriggio, cercherò di farne o due qui su YouTube, ma quantomeno una, e una o due anche sulla piattaforma Vio. Ciao ragazzi!